CRT, la tua top radio. Pubblicità. Dal 1972 c'è una cooperativa con una lunga tradizione, custodita e valorizzata per realizzare un prodotto unico per gusto e qualità. Un'eccellenza dell'Irpinia, ma non solo, poiché cerniera di due tradizioni, la Campania e la Puglia, e da entrambe nasce il celebre caciocavallo podolico e quello irpino. La cooperativa agricola Molara punta sulla qualità dei prodotti, presenti nei più importanti ristoranti e gastronomie di qualità. La cooperativa agricola Molara è a Zungoli, alla via Toppo dell'Anno. Per info e contatti chiama il numero 0825 845 281. Visita il sito www.copmolara.it. Presenti anche su Facebook. A Melito Irpino, una realtà consolidata, Matullo Trattoria Pizzeria, cucina casereccia, ingredienti e sapori antichi, pasta rigorosamente fatta a mano, specialità carni locali, antipasti ricchi e curiosi, angolo braceria con ampio caminetto e spazi esterni. Pizzeria con forno a legna, dolci fatti in casa, locale per ricevimenti, possibilità compleanni bimbi con animazione, menù per intolleranze alimentari su richiesta, un indirizzo affidabile e di fiducia, dove varcata la soglia si è accolti da un simpatico staff che vi farà subito respirare un'aria familiare. Tradizione e familiarità sono i punti salienti di questo locale, dove tradizione è sinonimo di antichi piatti tramandati di generazione in generazione. Matullo Trattoria Pizzeria è in via Libertà 12 a Melito Irpino, Avellino. Per info e prenotazioni 0825 472019 oppure 368 607532. Chiusura il martedì. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri, creazione grafica e video per le nostre pagine social. Pagina dedicata sul nostro sito web, intervista in studio o direttamente nella tua azienda. Formula personalizzata di 6 mesi e un anno. Allora, blocca adesso e paghi fra 60 giorni. Cosa aspetti? Chiama il numero 339-4560-657 o il 328-8812-506. Ma puoi scrivere una mail anche a cosmoradiotaurasi@libero.it. CRT Radio, una vetrina sempre accesa sulla tua attività. Ascolta CRT. Un saluto e bentrovati all'ascolto annunciato dal commissario all'emergenza Figliuolo. L'arrivo in Italia di oltre 7 milioni di dosi aggiuntive del siero Pfizer nel nostro paese entro giugno. L'extra fornitura è il frutto del nuovo negoziato di Bruxelles che punta per il futuro sui preparati anti-Covid RNA messaggero con un accordo prospettico fino al 2023, mentre si attende che l'EMA sciolga il nodo sul siero Johnson & Johnson. Attraverso una nota l'agenzia fa sapere che sta indagando su tutti i casi segnalati e deciderà entro la prossima settimana se necessaria un'azione normativa. Intanto la Danimarca annuncia che sospenderà definitivamente l'uso del vaccino di AstraZeneca, mentre la Germania ha deciso che somministrerà un altro vaccino ai minori di 60 anni che hanno avuto il siero anglo-svedese alla prima dose. Sul fronte contagi, oggi nel nostro paese si sono registrati 16.168 nuovi casi, con quasi 335.000 tamponi processati. Il tasso di positività è in lieve aumento al 4,8%. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 469.
Voltiamo pagina, non si placano le polemiche tra Italia e Turchia dopo le accuse mosse da Mario Draghi nei confronti di Erdogan, stavolta a rispondere all'accusa di essere un dittatore il diretto interessato. La dichiarazione del presidente del Consiglio italiano è stata una totale maleducazione. Draghi, ha aggiunto il premier turco, ha purtroppo danneggiato lo sviluppo delle relazioni tra i nostri paesi. Il presidente statunitense Biden ha annunciato ufficialmente il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan. Continueremo a sostenere il governo afghano, ma senza implicazioni militari, assicura. A Bruxelles, riuniti anche i ministri degli esteri dei paesi NATO, a quanto si apprende si va verso il ritiro anche delle loro truppe, inclusa l'Italia. Il ministro Di Maio aveva parlato di una decisione epocale. La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato da Antonio Logi contro la condanna definitiva a 20 anni di carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie Roberta Ragusa. Nel ricorso si ipotizzava la violazione del diritto di difesa, ritenendo che non fossero stati presi in considerazione gli elementi a discolpa di Logi riguardanti alcuni presunti avvistamenti della donna dopo la sua scomparsa. In chiusura, lo sport, tennis, concluso il match tra Sonego e Zverev nella quarta giornata del Master di Monte Carlo. In poco più di un'ora e mezza il torinese è stato battuto con un doppio 6-3 dal tedesco. Non sbaglia invece Fognini, che batte Thompson e vola agli ottavi, fuori anche Caruso e Cecchinato, che cedono in 2 set rispettivamente con Rublev e Goffin. Niente da fare nemmeno per Sinner, che si è scontrato con il numero 1 del mondo Novak Djokovic. E con questo abbiamo concluso. A tutti una buona serata. CRT Radio è tutta un'altra musica. CRT Radio presenta Voice on Top, le più grandi voci del mondo della musica, del cinema, del teatro e del doppiaggio. Sveleremo aneddoti, segreti, curiosità e i trucchi del mestiere. Voice on Top, un programma dedicato alla voce in cui farsi le orecchie. In studio Simona Ciampi. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, buonasera amici, ben ritrovati a una nuova puntata di Voice on Top. Mercoledì 14 aprile, sono le ore 21.06 e questa sera, in occasione della giornata internazionale dedicata alla voce, che si terrà dopodomani, il giorno 16 aprile, in tutto il mondo verrà festeggiata e celebrata la voce, non potevamo non parlarvi di voce insieme ad una eccellenza, insieme ad una grande professionista, ad una figura che a tutto tondo ci parlerà di quello che è il nostro tema preferito. E, intanto voglio ricordare a tutti come seguire la puntata di Voice on Top. Basta andare sul sito www.crtradio.com e cliccare il tasto live. Quindi mi raccomando, andate tutti sul nostro sito e seguite questa puntata, che sarà davvero davvero particolare. Come dice la parola stessa, public speaking vuol dire parlare in pubblico. Ma la vera domanda è: cosa vuol dire parlare in pubblico? Una domanda solo all'apparenza semplice, per troppi la risposta è semplicemente: beh, parlare in pubblico vuol dire esporre dei concetti di fronte ad un uditorio. Ebbene, non è del tutto così. Parlare in pubblico implica il volere, il saper motivare, convincere e rendere edotto il pubblico sull'argomento e i concetti che si vogliono veicolare in quel momento. Molti, pensando al public speaking, immaginano una persona che arringa le folle, che parla di fronte ad un'immensa platea, ed in effetti questo è sicuramente uno dei suoi vari aspetti. Ma parlare in pubblico vuol dire anche
parlare ad un uditorio molto più ristretto, magari ad una riunione di lavoro e, perché no, un incontro d'affari con un possibile cliente. In pratica, ogni volta che ci troviamo di fronte ad un interlocutore e dobbiamo esporgli le nostre idee, stiamo vivendo un'esperienza di public speaking. E diventare padroni di questa vera e propria arte è diventato un must in tutti i settori, non solo lavorativi ma anche personali. E stasera cercheremo di capire bene cosa si intende con questo termine. Parleremo dell'arte del parlare, del potere della comunicazione con un'eccellenza campana, un'esperta di voce a 360 gradi, a tutto tondo, ma non prima di aver ascoltato il primo brano della selezione di questa sera. Arriva Miley Cyrus con Communication. Arrivano le Good Vibes di CRT Radio. For 27 years I've been trying to believe and confide in different people I found. Some of them got closer than others, some wouldn't.